corsa con Imagine, come sentite, la manifestazione City Stand with Ukraine, partita da Firenze su idea del sindaco Dario Nardella, che è anche presidente di Eurocities, l'associazione di oltre 200 città europee con più di 250.000 abitanti. La manifestazione si è tenuta a Firenze in piazza Santa Croce e in contemporanea in molte città europee. Ci sono stati collegamenti con il presidente dell'Ucraina Zelensky, con il sindaco di Kiev, presenti qui in piazza molti sindaci, rappresentanti delle istituzioni, del mondo bipartisan, moltissimi cittadini e cittadine. Vi mostriamo i momenti più salienti, alcune voci che abbiamo raccolto. È una gioia immensa vedere tutti voi qui, in questa piazza di pace. Voglio parlare anche a nome di tutte le sindache e i sindaci che in queste ore, in tutta giornata, stanno parlando con una sola voce. È la voce di questa piazza, per la pace e per l'unità. Oggi per voi potrebbe essere l'ultimo momento, veramente l'ultimo. Oggi e mai più, come per quei 79 bambini ucraini, 79 famiglie ucraine che sono state distrutte da questa guerra, dall'intervento della Russia. 79 famiglie che hanno perso la cosa più preziosa, ma devono continuare a lottare, devono raccogliersi e sopravvivere e combattere per il futuro che per alcuni è finita su quelle foto, per quelle foto di 79 bambini uccisi dalla guerra. Cosa dobbiamo fare tutti, il popolo ucraino, voi europei, che questo numero 79 non cambi più, che non sta aumenti e che l'Europa non dimentichi l'Ucraina a 79. Le forze armate russe hanno accerchiato le città ucraine, cercano di distruggermi. Immaginate, l'intera città nel 2022 in Europa, la nostra città di Mariupol è la più grande sul Mar d'Azov, è completamente assediato, lo bombardano 24 ore su 24. Qual è il senso di partecipare a queste manifestazioni? Abbiamo sentito il bisogno di esserci. Per noi e per il futuro dei nostri figli soprattutto, questa è la principale motivazione, far vedere che c'è un'ampia parte delle persone che credono nella pace e hanno la speranza per un futuro privo di conflitti, insomma. A livello locale che cosa possiamo fare? Possiamo mobilitarci, possiamo indignarci, possiamo manifestare, possiamo andare in piazza, portare le persone in piazza, rappresentare le istituzioni in piazza per manifestare il nostro appoggio al popolo ucraino. E utilizzare lo strumento della guerra nel 2022 è vergognoso, è qualcosa che ci fa ritornare indietro di un secolo, e noi pensiamo che essere oggi in piazza non è un segno debole, è un segno molto forte, molto importante. Manifestare per la pace del popolo ucraino è necessario. Il nostro comune è a disposizione in coordinamento con la prefettura, con tutti i sindaci della città metropolitana, e noi faremo come sempre la nostra parte. E vogliamo bene ai nostri amici ucraini, vogliamo bene a tutti i popoli che hanno bisogno del nostro aiuto, quindi noi siamo a disposizione. Non possiamo rimanere indifferenti alle morti e alle distruzioni che questa guerra sta causando. I am Vitaly Klitschko, mayor of Kyiv. I am sending this message to the people that are demonstrating right now and with this showing their support of Ukraine and are against the Russian aggressions in the war. Alle morti. Hello. My name is Andriy Sadovyy and I am the mayor of Lviv, Ukraine. I want to say thank you to all people around the world who support Ukraine in this difficult time for our country. This day's Ukrainian army is fighting against Russian occupants, not only for our liberty, but for the freedom of all Europe, all democratic world. Please don't stop demonstrating. Don't stop pushing your governments to help Ukraine and stop the genocide
of our people. Let's stay united for Ukraine. Slava Україні!